Nel Vangelo di oggi preso da Marco, al capitolo 3, dal versetto 13 e seguenti, leggiamo: «Ne costituì 12 che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni». Un giorno Gesù chiamò a sé quelli che egli volle, li chiamò per nome, perché stessero con lui e per mandarli a predicare e guarire i malati e fare del bene scacciando i demoni. Non c'è il primato del fare, ma dell'essere con Gesù. Gesù non li ha scelti perché erano belli, intelligenti, dolci o irresistibili, ma perché ha visto nel loro cuore qualcosa di speciale. Essi volevano veramente conoscere Gesù e anche se non capivano subito, il loro desiderio di verità, di giustizia, di amore ha fatto superare loro tante paure, tanti dubbi, tante difficoltà. La parola greca apostolo significa mandato, inviato. L'apostolo è una persona inviata, mandata a fare qualcosa, chiamata e invitata da Gesù per continuare la sua opera, cioè pregare. Questo significa che la cosa più importante è prima di tutto stare con Gesù, conoscere Gesù e amare Gesù sopra ogni cosa. I nostri occhi devono essere orientati verso di Lui, il nostro cuore deve palpitare per Lui e le nostre braccia devono dirigersi verso di Lui. Solo dopo che avremo posto Gesù al centro della nostra vita, saremo in grado di essere degli strumenti affidabili per la costruzione del suo regno. Riusciremo quindi ad amare il prossimo, a servirlo e a guarirlo solo se Gesù è radicato nel nostro cuore. Dobbiamo insomma conoscere ogni cosa di Gesù, le parole, le opere, gli insegnamenti, le risposte, ma soprattutto gli atteggiamenti, un certo stile, un certo sentire come Cristo. La vita spirituale dovrebbe servire innanzitutto a questo, a recuperare lo stare con Lui come la cosa più decisiva della nostra vita. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.